Il comune di Ficarazzi, 4 anni fa, si è indirizzato verso il settore verde con la creazione di 2 impianti fotovoltaici siti nel territorio ficarazzese. Soldi pubblici impiegati in malo modo, nessuna efficienza. Solo una disorganizzazione dell'amministrazione martorana, o almeno questo è il pensiero del consigliere comunale del gruppo di minoranza, Marco Martorana, che ha parlato per le telecamere di Canale 8. Noi del gruppo di minoranza abbiamo presentato già nell'aprile scorso un'interrogazione al Consiglio Comunale nel quale chiedevamo all'amministrazione se questi impianti che erano stati realizzati e già posti in essere negli edifici scolastici di proprietà comunale, che sono il plesso della scuola elementare Tesauro, scusate, ed il plesso della scuola Luigi Pirandello, la scuola media statale di Ficarazzi, se fossero funzionanti. L'intento di questa interrogazione era duplice. Da un lato volevamo appurare effettivamente che i soldi spesi per la realizzazione di questi impianti fossero messi a frutto. Dall'altro volevamo valutare anche come questa amministrazione si stesse muovendo sul fronte del contenimento e della gestione dei costi di servizio di quelle che sono le utenze di proprietà comunale. Infatti non c'è dubbio che se questi impianti funzionassero e producessero energia, rendessero questi plessi autonomi dal punto di vista del consumo energetico con dei riflessi benefici su quelle che sono le casse comunali, ovvero Quanto si risparmierebbe. risparmierebbe il comune se questo impianto fosse in funzione? Allora, una quantificazione precisa di quanto risparmierebbe, io non gliela posso fare perché dovremmo andare a vedere qual è la produzione di questi impianti, che varia ovviamente dall'intensità del sole e da altri fattori e poi è commisurata anche ai consumi di quelle che sono della bolletta energetica di questi prezzi. Non c'è dubbio però che essendo tarati questi pannelli fotovoltaici per garantire l'indipendenza energetica di questi plessi, avremmo un sostanziale azzeramento di quello che è il consumo energetico delle due scuole e rimarrebbe a carico del bilancio comunale soltanto la quota fissa che pagano questi contatori, i 12 euro al mese, dipende diciamo dalla potenza che impiegano. Dico, Ora, possiamo parlare di fotovoltaico della truffa, dunque? fotovoltaico della truffa no, però sicuramente dalla risposta che noi abbiamo ottenuto dall'ingegnere Cecchini alla nostra interrogazione, ne abbiamo desunto che questa amministrazione è poco attenta a questo aspetto. Perché per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici impiantati nella scuola elementare, l'unico problema che impedisce a questi pannelli fotovoltaici di produrre dei benefici, ovvero garantire lo sconto nella bolletta, è il fatto che l'Enel non ha ancora posto il contatore a discarico, cioè il contatore che misura la quantità di energia che viene prodotta da questi pannelli, e pertanto non c'è la possibilità di sgravare il relativo l'utile che si produce di questa energia dal costo della bolletta. Basterebbe semplicemente, come abbiamo detto al responsabile dell'ufficio tecnico, che abbiamo raccomandato all'amministrazione, di essere più efficace nei confronti dell'Enel nel richiedere l'installazione di questo contatore. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici montati invece nella scuola media, il problema era di carattere tecnico-burocratico, in quanto la Regione, erogatrice di un finanziamento che ha permesso la ristrutturazione più complessiva della scuola, non aveva ancora nominato un ingegnere, un tecnico che procedesse al collaudo della struttura. Pertanto, non essendo ancora collaudati, questi pannelli non potevano entrare in funzione. Anche lì, però, bisogna sollecitare gli organi di competenza a compiere i propri adempimenti. Non c'è dubbio che comunque
laddove questa amministrazione poteva incidere sul contenimento dei costi, non l'ha fatto colpevolmente, non l'ha fatto, secondo noi, colpevolmente. L'abbiamo anche puntualizzato nella sera dello scorso Consiglio Comunale, dove siamo andati a votare la determinazione delle aliquote TASI e TARI, in quanto la gestione dei costi, l'analisi dei centri di costo di quelle che sono le spese del Comune, risulta essere di fondamentale importanza all'interno dell'attività degli enti locali, stante ormai la consolidata politica di taglio dei trasferimenti da parte dello Stato nazionale, del Governo nazionale e del Governo regionale a compartecipazione del bilancio comunale. Pertanto, essere più attenti, applicare delle politiche di contenimento dei costi anche sulle utenze, quindi utenze elettriche ma anche telefoniche, potrebbe portare dei notevoli benefici per i cittadini, in quanto il Comune sarebbe meno necessitato a richiedere tasse ai nostri concittadini, cioè potrebbe abbassare l'aliquota TASI, potrebbe abbassare l'aliquota IMU o l'addizionale IRPEF, che sono le tasse che comunque gravano direttamente sulle tasche dei cittadini. È uno spreco di soldi pubblici che è un tema di grande attualità. Quando invece ci sono delle gravi mancanze all'interno del comune, come impiegherebbe lei, diciamo, i soldi delle casse del comune di Ficarazzi? Allora, come ben le specificavo, occorre adesso incominciare a attuare una seria politica di gestione dei costi, valutare all'interno della macchina comunale quelli che sono gli sprechi, ovvero quella spesa che è improduttiva, nel senso che non produce un beneficio diretto al cittadino, e laddove ci si rende effettivamente conto che alcune spese possono essere risparmiate attraverso una migliore organizzazione anche del sistema, della macchina burocratica, cominciare a portare, diciamo, queste migliorie che si riflettono in minori costi di gestione. Quello che noi abbiamo rimproverato a questa amministrazione è di averne fatto uno slogan ma di non averlo tradotto nei fatti. Ad esempio, nella votazione del bilancio consuntivo, quindi del rendiconto di gestione, cioè di come ha speso l'amministrazione comunale i soldi nell'anno 2012, noi abbiamo in evidenza come la tanto conclamata politica di riduzione dei costi della macchina amministrativa comunale decantata dal nostro sindaco, l'avvocato Paolo Martorana, con la riduzione delle aree, al netto di quelli che erano stati i pensionamenti, ovvero degli stipendi in meno che pagava il comune agli impiegati, perché comunque quell'impiegato era andato in pensione, era pressoché ininfluente. Quello che noi diciamo a questa amministrazione è di avere più coraggio nel prendere delle decisioni, assumendosi anche la responsabilità di sbagliare. Tutto ciò non lo vediamo, ma non si vede di più, è il riflesso più negativo di questa mancanza di gestione dei servizi, è appunto nella raccolta dei rifiuti solidi urbani. Che a quanto pare la raccolta differenziata è pronto allo 0%, sì, quindi una infatti, promessa che non... Dico, quest'anno, come lei ben sa, è entrato in vigore un nuovo tributo, che è la TARI, che va a sostituire la vecchia TARSU per quanto ci riguarda, perché noi avevamo il regime TARSU. Il primo impatto che ha sui cittadini questa tassa è stato quello di obbligare i comuni a coprire il 100% del costo del servizio. Ora, un'amministrazione comunale che comunque sa per tempo, perché l'ingresso della TARI noi lo sappiamo già dall'anno scorso, anzi dall'anno precedente, perché l'anno scorso avremmo dovuto introdurre la TARES che imponeva il 100% della copertura del costo, tu che sai comunque che sarai costretto a coprire l'intero costo del servizio attraverso il gettito di questa tassa,
incominci ad introdurre nella gestione del servizio dei principi che ti portano a realizzare le economie. Uno di questi era la raccolta differenziata, eppure le premesse di questa amministrazione sembravano essere buone. Come noi abbiamo sottolineato in Consiglio Comunale, questa amministrazione si era posta l'obiettivo nel 2012 di raggiungere il 40% di differenziata, la qualcosa avrebbe permesso una riduzione sensibile dei costi di gestione del servizio, in quanto conferendo già meno in discarica, dovendo pagare una bolletta di discarica più leggera, sicuramente il costo sarebbe diminuito. Questo non è avvenuto, non solo quel po' di differenziata che si era incominciato a fare all'interno del territorio comunale adesso non si fa completamente più, ma si è anche instillata nei cittadini la coscienza dell'inutilità del loro comportamento positivo, perché tanto pure quella differenziata che loro facevano alla fine veniva buttata tutta all'interno dello stesso compattatore, quindi veniva tutta confluita in discarica, cosa che molti cittadini hanno sottolineato, lamentandosi anche nei social network. Pertanto, sotto questo punto di vista, anche qui l'amministrazione ha peccato nella mancanza di coraggio di attuare delle misure che incominciassero a gestire il servizio in maniera differente, economicamente ed ecologicamente più sostenibile per i cittadini. Noi, in sede di approvazione del regolamento TARI, avevamo proposto un emendamento, perché comunque l'altro aspetto di questa tariffa è che la tariffa viene commisurata su due indicatori: uno sono i metri quadri, l'altro i componenti. Quindi si tiene in considerazione anche del fattore della produzione potenziale dei rifiuti. Quindi c'è una parte fissa e una parte variabile della tariffa. Noi avevamo proposto di incominciare a differenziare quei cittadini che vogliono impegnarsi in un cammino di maggiore sostenibilità del servizio, differenziando i propri prodotti, riconoscendo un premio di 8 centesimi di euro ogni chilo di prodotto differenziato che veniva conferito al servizio pubblico. Le modalità poi attraverso le quali i cittadini avrebbero dovuto usufruire di questo sconto sarebbero dovute essere messe a punto entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento da un'apposita commissione composta dai responsabili degli uffici comunali, quindi dell'ufficio tecnico che organizza i servizi e dell'ufficio tributi. Questo nostro emendamento, purtroppo, che era improntato quindi da un lato a mettere in evidenza la rottura, diciamo, con l'attuale gestione del servizio che porta tutto in discarica, quindi premiando chi differenzia e quindi chi butta meno in discarica, è stata respinta dalla nostra maggioranza consiliare, che purtroppo non ha saputo ben interpretare il significato del nostro emendamento e ha perso, secondo me, l'opportunità di incominciare a ragionare su come porre una migliore e più efficiente gestione del servizio che possa apportare un beneficio anche sulla bolletta che poi il cittadino va a pagare per questa tipologia di servizio. Allora, un altro investimento pubblico inutilizzato è quello del sistema di videosorveglianza. Sì, quali le ragioni secondo lei? Allora, purtroppo qui noi l'abbiamo messo, tutto quello che lei mi sta dicendo, diciamo, l'abbiamo messo in evidenza in un volantino che stiamo distribuendo adesso alla comunità per fare sapere, insomma, un pochettino quello che noi facciamo all'interno del Consiglio Comunale e quello che avviene nel dibattito consiliare. Uno, diciamo, dei punti sui quali noi abbiamo puntato l'attenzione nel corso della nostra attività consiliare è stato appunto il sistema di videosorveglianza comunale. Un sistema di videosorveglianza che era il fiore all'occhiello del comune di Ficarazzi, in quanto non solo garantiva un migliore controllo del territorio, ma era anche di supporto all'attività investigativa
degli organi di polizia che si trovano ad operare nel nostro territorio per la prevenzione e la repressione di tutti i reati che si perpetrano nel nostro territorio comunale. Non da ultimo la rapina che è stata fatta al negozio di elettrodomestici di Miosi, dove hanno scassato proprio in un negozio del corso Umberto la vetrina antisfondamento. Noi abbiamo chiesto questo sistema di videosorveglianza se fosse funzionante. Come funzionava ed anche in virtù del finanziamento che il Comune di Ficarazzi ha ottenuto dal Ministero degli Interni a valere su fondi del PON Sicurezza per l'implementazione dello stesso. Abbiamo chiesto quante videocamere funzionassero e nel caso in cui non funzionassero, perché non funzionassero. La risposta che ci ha dato il nostro comandante dei vigili, al quale diciamo, riconosco comunque il merito di svolgere un buon lavoro all'interno del nostro territorio, purtroppo mi ha dovuto rispondere che soltanto tre videocamere sul totale di 19, mi pare, che ne sono installate, erano funzionanti e questo per carenza di manutenzione. Ovvero, la mancata manutenzione di questi impianti di videosorveglianza ha fatto venire meno l'efficiente funzionamento di questo servizio. È possibile promettere ai cittadini che l'impianto venga risanato entro una data precisa, secondo lei? Allora, l'impianto, noi abbiamo chiesto questo in Consiglio Comunale, ovvero che l'amministrazione ci desse una scadenza entro la quale si impegnava a ripristinare la piena funzionalità di questo servizio. Abbiamo ottenuto la generica promessa da parte, diciamo, del nostro comandante dei vigili che non appena fossero riusciti a mandare in gara l'appalto dell'implementamento del servizio di videosorveglianza che al momento si trovava bloccato per, diciamo, delle lentezze burocratiche, avrebbero rimesso a posto l'intero servizio di videosorveglianza. Lui ci aveva dato come scadenza il giugno di questo anno. Non so se effettivamente questo è stato fatto, però siccome non abbiamo evidenza che questa gara sia andata in appalto, dobbiamo supporre che ancora il nostro sistema di videosorveglianza purtroppo non è funzionante. Ci ripromettiamo comunque, abbiamo dato tempo tutta l'estate, adesso a settembre, di ripresentare un'interrogazione sull'argomento per capire effettivamente se l'amministrazione si è adoperata per restituire alla comunità questo importante, a nostro giudizio, strumento di controllo del territorio. Purtroppo viviamo noi una realtà nella quale patiamo notevoli atti vandalici. Su questo, diciamo, ci sono delle persone che non gradiscono vivere in un contesto ben curato e perfettamente diciamo, vivibile. Però ci sono persone che vogliono, sentono questa necessità di maggiore sicurezza. Sicuramente le forze dell'ordine danno il loro massimo nell'assicurare la sicurezza del luogo in cui viviamo, però io ritengo che fornirgli questo ulteriore strumento, oltre a essere un deterrente, permetterebbe di svolgere la loro azione, l'azione delle forze dell'ordine in maniera più efficace e puntuale proprio sull'aspetto della repressione di questi eventi vandalici che purtroppo imperversano nel nostro territorio. Ok, diamo diritto di replica al sindaco di Ficarazzi Martorana e Questo senza dubbio, ringraziamo io me il lo auguro. consigliere Martorana. Grazie a Grazie. voi.